Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi, come avete visto dal titolo, di uno sbiancante per i denti. Allora, che cosa è successo? Io sono fissata con i denti bianchi, cioè vorrei i denti bianchissimi. Vedendo dei video su internet ho trovato questo sbiancante denti che viene dall'America, che si chiama Smile Brilliant. Ho chiesto ad un dentista tramite conoscenze se gli ingredienti dello sbiancante fossero più o meno dannosi per i miei denti. Il dentista mi ha detto: "Guarda, vai tranquilla, gli ingredienti vanno bene, sono tranquilli, cioè non vanno a danneggiare nulla." Quindi praticamente questo kit sbiancante è diventato uno dei miei regali di compleanno. Io faccio il compleanno il 22 aprile e adesso siamo a fine giugno, quindi capite quanto tempo passa dal momento che lo ordinate al momento in cui riuscite realmente ad utilizzarlo. Comunque facciamo un passo indietro. Ho visto un sacco di video su internet. Su YouTube, io sono come voi, magari quando vado a cercare qualcosa, quando voglio comprare qualcosa, anch'io cerco delle recensioni e diverse opinioni. Ho visto dei video sia di americani sia di italiani, tutti ne parlavano benissimo, non c'era una singola persona che, non lo so, parlasse male di questo kit, almeno in una piccola parte, non lo so, mi è piaciuto, però ho fatto questo. Tutte recensioni estremamente positive. Ma tutte sponsorizzate, nel senso che tutti all'inizio del video partono dicendo: "Questo kit mi è stato inviato da Smile Brilliant." Siccome io, come sapete bene, sul mio canale faccio recensioni vere al 1000%, non mi importa se qualcuno mi invia qualcosa, se mi regalano, non so, quello che recensisco, quello che dico all'interno dei miei video è vero al 1000%. Quindi presumo che quello che dicono gli altri sia così, ma purtroppo mi sono resa conto che non è appunto così. Faccio una piccola premessa: dal video i miei denti si vedono bianchissimissimissimi, nella realtà non sono così. Credo che sia per le luci che ho intorno, magari i denti riflettono la luce in modo particolare e dal video i miei denti sembrano bianco tipo vernice, ma realmente vi posso assicurare che non sono così. Ora, io partivo già da una base abbastanza bianca, io non fumo. Non bevo caffè, non bevo tè, non faccio, diciamo, cose che possono macchiare i miei denti. Quindi partivo già da una base abbastanza bianca, però vi ripeto, è una di quelle cose che è sempre stato nella mia testa. Denti super bianchi, voglio i denti bianchissimi. Quindi, appunto, vedendo i video di questi ragazzi che avevano i denti bianchissimi, ho detto: "Wow, devo assolutamente provarlo." L'ho acquistato. Ovviamente, arrivando dall'America ci ha messo un po' di tempo, anche se non tantissimo, anche perché voi pagate oltre al kit le spedizioni. Mi sembra di aver pagato 29 dollari le spedizioni. Ora vi spiego anche come funziona perché dovete pagarle due volte le spedizioni. Praticamente il kit costa, mi sembra, intorno ai 150 euro se non sbaglio, e il kit che ho preso io comprende sia la mascherina per i denti, non mi ricordo quante cose sbiancanti e quanti desensibilizzanti. Ci sono diverse opzioni che potete acquistare sul sito, quindi magari il kit da 9, il kit da 12, il kit da 27 applicazioni, dipende quello che acquistate. Quando vi arriva a casa il kit si presenta in questo modo, ci sono poi altre cose che non vedete qui, ma che vi faccio vedere in un video mentre chiacchiero. Vi arrivano tutte le varie spiegazioni perché praticamente avete due paste che sono queste qui e uno di quei cosi di plastica che usano dal dentista per fare le impronte. Dovete mischiare la parte blu con la parte nera, applicare quella pasta all'interno dell'impronta del cosino di plastica, fare l'impronta dei vostri denti sia sopra che sotto. Poi dovete andare in posta o insomma tramite qualsiasi altro corriere e spedire l'impronta a Smile Brilliant. Questo perché Smile Brilliant deve fare la vostra, come si chiama? Tipo il bite, la mascherina, ecco, deve farvi la mascherina dei denti. Ci vogliono all'incirca, loro dicono, tra i 5 e i 10 giorni perché l'impronta arrivi da loro. Tra i 6 e i 10 giorni perché loro facciano la mascherina e tra i 6 e i 10 giorni perché ve la rimandino. Quindi in realtà
dopo tutto questo gioco passa tranquillamente un mese e mezzo. Sta arrivando il periodo in cui fare video fa molto caldo. Per quanto riguarda come fare l'impronta, c'è tutto scritto qui dentro. Vi spiegano, è scritto in inglese, però, ma comunque anche dalle immagini si capisce tranquillamente. È veramente facilissimo fare l'impronta. Vi danno due paste extra, così se una vi viene male potete rifarla. Appunto, vi arriva la mascherina dei denti superiori e dei denti inferiori. Quello che dovete fare poi è prendere una di queste bustine che contiene lo sbiancante. All'interno ci trovate una siringhetta. Praticamente andate ad aprire la siringhetta, qui dentro c'è un gel trasparente che dovete applicare sull'impronta, dovete metterlo nella parte davanti, nella parte frontale e poi applicare la mascherina all'incirca, diciamo loro dicono da un'ora alle 3 ore, dipende quanto sono gialli i vostri denti. Calcolate che quando applicate lo sbiancante, se lo sbiancante vi va sulle gengive fa malissimo, una cosa che io non ho sentito dire in nessun video, però se lo sbiancante vi va sulle gengive brucia veramente tantissimo. Calcolate che poi non dovete ingoiarlo, quindi se tante volte lo sbiancante esce fuori dalla mascherina, cosa che succede spessissimo, io praticamente cercavo di succhiare tutta la parte dello sbiancante che usciva fuori e poi lo sputavo nel lavandino. So, non è carino, non è da principessa, però questo è quello che dovete fare realmente. Mi raccomando, ragazzi, quando mettete lo sbiancante dovete lavare i denti prima solo con acqua, non con il dentifricio, perché il dentifricio contiene una cosa che poi dà fastidio all'elemento sbiancante, appunto nel gel. Togliete la vostra mascherina dopo appunto il tempo che volete, sciacquate la mascherina, sciacquate i denti, lavate i denti questa volta con lo spazzolino e con il dentifricio e poi prendete un'altra siringa che è questa qui, che è praticamente il desensibilizzante. La riconoscete perché una è viola e una è arancione. Stessa cosa di prima, la andate a mettere nella parte frontale della mascherina, anche se il desensibilizzante deve andare poi un po' ovunque, ma visto che la mascherina aderisce bene ai denti, ci va tranquillamente. E dovete tenere il desensibilizzante per circa 15-20 minuti. Una volta che levate la mascherina con il desensibilizzante, sciacquate la mascherina, sputate tutto quello che è in eccesso sui vostri denti, ma non dovete sciacquare. E mi raccomando, per i 30 minuti successivi non dovete né mangiare e né bere. Per questo motivo consigliano di farlo la sera, in questo modo togliete la mascherina e il desensibilizzante, diciamo, agisce nelle ore successive durante la notte senza essere disturbato da acqua, cose che bevete o cose che mangiate. Fin qui sembra fighissimo, dovete fare, loro dicono dalle 7, mi sembra alle 14 applicazioni o qualcosa del genere. Io ne ho fatte 7-8, non mi ricordo. Comunque, fatto si sta che anche chiedendo agli altri, ma vedete differenze? E loro mi hanno detto assolutamente no. Cioè, in realtà a me i denti si sono sbiancati davvero pochissimo. Cercherò di mettermi qui il prima e il dopo. Vi ripeto, calcolate che soprattutto nel dopo i denti con queste luci riflettono la luce in modo strano, cioè sembrano più bianchi di quello che sono realmente. E in realtà vi posso assicurare che non si vede tutta questa differenza dal prima al dopo. Si è solo levata quella leggerissima patina giallina che era sui miei denti, ma da qui a dirvi ne è valsa la pena di spendere tutti questi soldi per acquistare questo sbiancante denti? No, sinceramente no, non ho visto tutta questa differenza. La cosa principale, che appunto vi ripeto non ho sentito in nessuno dei video e che a me ha dato veramente tanto fastidio è il fatto che i miei denti mi facevano male durante il trattamento e a distanza di una settimana continuano a farmi male. È una cosa veramente che mi lascia un po' così, diciamo, titubante, che non mi fa dire sì, acquistate questo prodotto. Magari su di me non ha funzionato così tanto per due motivi. Uno, i miei denti erano già abbastanza bianchi, però in teoria proprio per questo dovevano diventare subito più bianchi, magari di denti gialli. Però so bene che ogni dente è diverso e è possibile che alcuni denti si sbianchino di più di altri e appunto non, cioè, sono consapevole che i miei denti possono non sbiancarsi come quelli degli altri. Come al solito ho perso il filo del discorso. Forse vi stavo dicendo che durante il trattamento i miei denti erano non tanto sensibili, nel senso che
I miei denti non sono mai stati sensibili, non ho mai avuto problemi con i denti e durante il trattamento, quindi nella settimana e nei successivi 3-4 giorni dopo, sono stati più sensibili, quindi al calore, al freddo, mi facevano abbastanza male. A distanza di una settimana continuano a farmi male. Non è sensibilità, ma è proprio che mi fanno male i denti, non ve lo so neanche spiegare. In particolare mi fanno male i due davanti e i quattro davanti sotto, quelli sotto specialmente, questo stronzettino che va indietro, ho portato 4 anni l'apparecchio per avere il dente che va indietro, specialmente questo qui davanti di destra mi fa male, cioè delle volte mi tira delle scosse allucinanti. Spero che questo dolore vada via nel giro di qualche giorno, perché vi ripeto, non ho mai avuto nessun problema da quando ho utilizzato questo sbiancante e purtroppo i denti mi fanno male. Spero che sia una situazione passeggera, però sappiate che se acquistate questo sbiancante c'è la possibilità che vi succeda questa cosa. Io non l'ho sentita in nessun video, ma vi ripeto, tutti i video che ho visto erano video sponsorizzati, cioè video in cui Smile Brilliant o pagava per fare la recensione o comunque Smile Brilliant inviava il trattamento allo youtuber per provarlo, e tantissimi quando ricevono le cose purtroppo non sono tanto oggettivi, tanti sì, tanti no, però non ho sentito neanche la cosa, appunto, che lo sbiancante bruciasse così tanto sulle gengive. Invece, ragazzi, dovete metterne la quantità giusta, perché sennò questo coso brucia da morire sulle gengive. Io purtroppo, in seguito a questa cosa, non mi sento di consigliarvi questo sbiancante, perché, appunto, vi ripeto, mi fanno male i denti. Se semplicemente i miei denti non si erano sbiancati, vi ripeto, perché può darsi magari che i miei denti non si sbianchino come altri, vi avrei potuto dire sì, leggermente si sono sbiancati, provatelo, perché comunque ho visto tante recensioni super positive. Però vedendo che c'è la possibilità che poi dei denti che non mi hanno mai dato problemi mi fanno così male, sinceramente non mi sento di dirvi provatelo, perché sappiate che se lo acquistate c'è la possibilità che i vostri denti poi vi facciano male. Magari vi aggiornerò successivamente, tra 1 o 2 settimane, in qualche video, appunto per dirvi se questo dolore mi è passato o se continua ad esserci. Però questa cosa mi rompe tantissimo le scatole, perché non ho mai 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 avuto problemi con i denti, e posso capire che durante il trattamento i denti possono diventare sensibili, ma arrivare a farmi male sinceramente no. E poi devo dirvi una cosa, allora, ho provato a chiedere il, così dice, il refund, i soldi indietro, e ovviamente loro calcolano i giorni, cioè loro ti dicono, se acquisti dall'America entro 30 giorni puoi chiedere i soldi indietro, se acquisti fuori dall'America entro 50 giorni puoi chiedere i soldi indietro, però ovviamente loro calcolano bene i tempi, cioè da quando vi arriva, quando fate l'impronta, quando la rimandate, ora che ve la rimandano, e una settimana di trattamento, e ovviamente 50 giorni passano tranquillamente. In questo modo, quando voi andate a scrivere perché non siete soddisfatti del prodotto, la prendete in quel posto lì, perché i 50 giorni sono passati e loro si lavano le mani dicendovi: guarda, ormai 50 giorni sono passati, i soldi indietro non te li diamo. E mi hanno iniziato a scrivere nelle email: ma hai fatto questo? Ma hai fatto questo? Ma hai fatto questo? Sì, cari miei, ho fatto tutto quello che avete scritto nei cosi, che avete scritto sul sito, che mi avete scritto nelle email, ma purtroppo non ha funzionato. Quindi per me, personalmente, questo è un prodotto bocciato. Fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato, sono davvero curiosa di sapere se qualcuno ha avuto degli ottimi risultati, se qualcuno magari ha avuto dei risultati ma ha provato le stesse mie cose, quindi i denti vi hanno fatto male per un po' di tempo, avete provato tanta sensibilità durante il trattamento. Insomma, fatemi sapere qual è stata la vostra esperienza. E niente, ragazzi, ero così contenta di provare questo coso, ero gasatissima, e poi adesso sono un po' così, insomma. Speravo davvero che funzionasse, volevo avere i denti super mega bianchissimi, tipo quelli della pubblicità che sorridono e voi fate ah, dovete mettere gli occhiali da sole. Invece purtroppo no. Comunque
i miei denti sono abbastanza bianchi, però magari in futuro proverò qualcos'altro sperando che funzioni e vi farò sapere come al solito. Se questo video vi è piaciuto, ma più che altro vi ha tenuto compagnia, lasciatemi un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!